Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?» Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare un pane dal cielo». Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti, il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete mai». Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando la 18ª domenica del tempo ordinario, in cui comincia il lunghissimo discorso di Gesù alla sinagoga di Cafarnao, che segue l'episodio della moltiplicazione dei pani, che ricorderete abbiamo ascoltato la domenica precedente, e che ci accompagnerà per diverse domeniche. Un discorso molto lungo, molto importante, fondamentale. Vi anticipo fin da adesso, poi magari lo ricorderemo, che questo discorso causò dei guai a Gesù molto seri, perché al termine di questo discorso molti discepoli abbandonarono Gesù, si ritirarono da lui e non lo seguivano più. Sentiremo tra qualche domenica dire che a un certo punto Gesù si gira, dice agli apostoli: «Sentite, anche voi volete andarvene?» E poi sentiremo come risponde Pietro, però questo sarà un discorso che faremo più avanti. Cosa è successo? Come mai tutti sti guai ha passato Gesù quando l'inizio è così entusiasmante come oggi? Vi ricordate, domenica scorsa abbiamo lasciato Gesù, fa la moltiplicazione dei pani e la gente addirittura, vi ricordate, volevano farlo re. Ammazza, farlo re. E Gesù si dilegua e passa all'altra riva. Vi ricordate? Farlo re. Perché volevano farlo re? Perché aveva fatto questo grande miracolo. Dice: «Oh, mappa, oh, questo ci ha moltiplicato i pani». Qua, dicevo già nell'omelia di ieri sera, qua finalmente se magna e se beve gratis. E se questo continua a far così, se viene la carestia, puffede. Se viene un problema, puffede. Se siamo disoccupati e non troviamo lavoro, puffete, quindi abbiamo risolto il grande problema, il problema della fame. Gesù svicola e va all'altra riva. Questi non si danno per vinto, vanno dall'altra riva. Dice: non era più, salì sulle barche e si diresse una volta alla fatica a fare una ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare, comincia così il Vangelo di oggi, e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qui?»
Gesù comincia subito a mettere le mani avanti, perché attenzione, Gesù il miracolo della moltiplicazione dei pani aveva voluto farlo, ma non per dimostrare che lui era venuto a risolvere il problema della fame del mondo, ma come sempre fa il Signore, questo lo fa anche con noi, lui parte dalle realtà materiali per portarci un pochino più in alto. Questo non deve stupirci. Pensate per esempio tutta quanta la vita sacramentale della Chiesa, che oggi non è compresa, non è apprezzata dalle persone. Cosa sono i sacramenti? Se uno volesse dirlo in due parole, cosa sono? I sacramenti hanno sempre un elemento sensibile, materiale, no? Quando avete battezzato i vostri figli, che ci ha messo in testa al bambino il sacerdote? L'acqua, no? Quando abbiamo ricevuto la cresima, l'olio del crisma sulla fronte. Io quando sono stato ordinato, l'olio del crisma sulle mani, l'imposizione delle mani del vescovo. Quando ci andiamo a confessare, il sacerdote lo vediamo, il rappresentante di Cristo, impone le mani, come Gesù quando rimette i peccati, si fa il segno della croce. Quando prendiamo l'olio santo, prendiamo l'olio santo, eccetera, no? Ma cosa è importante nei sacramenti? Quello che si vede o quello che non si vede? Non parliamo dell'Eucaristia, no? Pane e vino. Quello che non si vede è molto più importante di quello che si vede, però il Signore, appunto, per elevarci, per portarci su, siccome noi siamo esseri umani, parte dalle cose materiali per portarci più in alto. Ecco perché, fate attenzione, figli miei carissimi, per noi le cose materiali, quindi le cose esteriori, non è vero che sono senza nessun valore. Dice, vabbè, ma non fa niente, le cose importanti sono quelle dello spirito. Insomma, cioè, le cose di fuori devono corrispondere a quelle di dentro e viceversa, perché noi siamo anima e corpo. Per esempio, come noi ci vestiamo, guardate che come noi ci vestiamo è una parola, parla. Pensate a molte cose brutte che girano adesso, molte mode assolutamente proprio indecenti e inverecondi. Provate un attimo a fermarvi, non voglio fare prediche moralistiche, però voglio stimolare la riflessione. Se una persona vede una donna vestita in abiti provocanti, indecenti, qual è il messaggio che sta dando quella donna, secondo voi? Perché parliamo noi attraverso le cose visibili. Quello che c'ho, cioè, quello che io, che per me è importante, quello che ti posso offrire è un corpo da godere, stop. Ma una donna non è bella per questo. Una donna è bella come persona, una donna è bella per le qualità interiori che ha, una donna è bella per la capacità d'amore che ha, per l'anima che ha, no? Se io mi vesto in un certo modo, quindi in una maniera decorosa, dignitosa, non autorizzo chi mi guarda a prendermi semplicemente come un corpo da godere, perché ho messo già le mani avanti, perché il mio corpo te lo nascondo, non te lo faccio vedere, perché è più importante che tu mi guardi negli occhi, mi guardi in faccia, attraverso cui puoi vedere la mia anima, non il mio corpo. Quindi capite l'importanza, capite perché poi vi esorto sempre, come si sta in chiesa anche di estate, in un certo modo, sempre dignitosi. Non è una cosa che non conta niente, cioè, ma il Signore guarda altre cose. È chiaro che la prima cosa che guarda il Signore evidentemente è il cuore, non è l'esterno, però non dobbiamo pensare che l'esterno sia cosa senza significato. Appunto, Gesù voleva elevare queste persone, ma prima ha fatto la moltiplicazione dei pani ed è stato frainteso, perché pensavano, Ale, finalmente abbiamo trovato chi ci riempie la panza. Allora Gesù passa subito oltre, una cosa tipica del Vangelo di Giovanni, e dice, guardate che voi mi cercate non perché avete visto un segno. Cosa significa? Gesù aveva fatto quel miracolo con lo stesso spirito con cui io vi ho fatto questo discorso che vi ho appena fatto, sulle cose visibili e invisibili. Dice, allora, questo ha moltiplicato i pani. Che significa questa cosa, sfamare delle folle, quindi dare tutto quello che è necessario a loro? Tutto qui è soltanto la materialità dell'atto o c'è qualche altra cosa? Perché il Signore ci tratta così, ci tratta sempre da persone intelligenti, da persone che devono riflettere sulle cose che vedono per fare un passo successivo. Non ci prende con la violenza o con l'imposizione, ci invita a riflettere. Poi sta a noi assecondare l'azione della grazia di Dio.
Dice: voi non mi cercate perché avete visto dei segni, cioè non avete capito quello che ho fatto e perché l'ho fatto, ma perché vi siete saziati con il pane. E continua, ecco che va al dunque. Datevi da fare, bella questa traduzione nuova del testo greco, non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Questo è il cuore del Vangelo, il cuore del messaggio di questa domenica. Noi, per noi, quali sono le cose realmente importanti? Quelle che passano, cioè quelle legate a questa terra, quelle terrene, o quelle che durano per la vita eterna? Ci pensiamo noi alle cose che durano per la vita eterna? Voi sapete che ormai è un pochino di tempo che stiamo sotto una cappa dove il problema fondamentale è non perdere la salute e non rischiare di morire. Intendiamoci bene, non è che queste non sono cose importanti, sono cose buone. La salute è una cosa buona e dobbiamo proteggerla, d'accordo? Non dobbiamo andare a cercare di morire prima del tempo, su questo siamo tutti quanti d'accordo. Però è tutto qui? Esiste solo questo? È solo questo ciò che è realmente importante? E in nome di questo si può fare qualunque cosa? La Chiesa non ha mai insegnato questo, figlioli miei cari. La Chiesa parla di salute, in latino è salus, ma cosa viene prima? La salute dell'anima o la salute del corpo? Che dite voi? Per la Chiesa viene prima la salute dell'anima. Noi siamo la Chiesa, e non pensate che la Chiesa siano il Vaticano, chi lo sa che succede cose strane che succedono in Vaticano. No, no, chi è la Chiesa? La Chiesa sono i battezzati, siamo noi, ok? Ora, la Chiesa, come sposa di Cristo, crede che la cosa più importante sia la salvezza dell'anima. Certamente, il corpo va curato, con me trovate subito, non parlate come di queste cose, Io dico che il fumo niente, perché il fumo fa male alla salute, l'alcol poco perché fa male alla salute, d'accordo? Da mangiare con moderazione, se no diventiamo obesi e perdiamo la salute. Io non sono certamente uno di quelli che dice lascia perdere il corpo e trascurano, assolutamente. Ma la prima cosa qual è? La prima? Allora, per la Chiesa è l'anima, per te e per me è l'anima la prima cosa? Per cosa mi do da fare? Capito che significa darsi da fare? Voi capite anche tante cose, io cerco sempre di sollecitare, di stimolare le persone, no? Speriamo che non sia così, però supponiamo, oggi non lo so se ancora stanno, lo fanno ancora al mercato di sotto adesso a, l'hanno sospeso a luglio, lo fanno ancora, vedo che la Perpetua che è venuta da Latina mi fa così con la testa. Allora, che significa se una persona anziché andare a messa va al mercato? A prescindere dal fatto se sia una cosa buona o no fare il mercato di domenica, anche su questo pensiamoci, perché su questo c'è qualche piccolo problema, insomma, perché se voi andate a vedere l'apparizione di Maria Santissima alla Salette approvata dalla Chiesa, sapete cosa disse la Madonna a nome del Signore alla Salette? Disse queste parole: vi ho dato 6 giorni per lavorare e per curare i vostri affari, il 7° me lo sono riservato e voi non me lo volete dare. Quindi, però, a prescindere da questo problema, cosa significa andare al mercato e non a messa? E per voi che siete a messa, cosa significa stare a messa e non essere andati al mercato? Perché le cose che noi facciamo hanno un significato. Gesù dice: datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per quello che rimane per la vita eterna. Qui a messa che cosa si viene a fare? Ad ascoltare la parola di Gesù, che è il primo nutrimento dell'anima, non è solo l'Eucaristia. Gesù nel Vangelo ci ricorda, vi ricordate la prima tentazione nel deserto? Il diavolo tenta Gesù, dice: di che queste pietre diventino pane. Vi ricordate cosa risponde Gesù? Sempre il pane ancora, no? Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Nella prima parte della messa già cominciamo a mangiare, perché abbiamo ascoltato la parola di Dio e il sacerdote che cerca di aiutarci a penetrarla bene. Già questo è un grande nutrimento per la nostra anima, perché tutto quello che entra dentro il nostro cervello dalla mattina alla sera, pensate tutto quanto il bombardamento oggi dei mezzi di comunicazione, è un continuo nutrimento. Che cosa pensano le persone? Le persone pensano quello che stanno ad ascoltare dalla mattina alla sera, perché tu quello lo immagazzini e condiziona il tuo modo di pensare.
Come vai a pensare bene secondo Dio se Dio non ascolti mai? Quindi ascoltare la parola di Dio e poi celebrazione del santo sacrificio e per chi sta in grazia di Dio la comunione sacramentale, ricevere Gesù nel cuore. Quindi stare qui significa che io oggi ho scelto di darmi pensiero non delle cose che periscono. Ci stanno tante cose belle da comprare alle fiere, ai mercati, utili per la vita, non ne metto in dubbio, non ci sono stato molto spesso, quindi presumo. Ma cos'è la cosa più importante? Vale la pena trascurare l'anima per andare appresso a queste cose? Punto interrogativo. Capite che la differenza che c'è tra quando una persona comincia a pensare soltanto in maniera un po' moralistica, no, questo è peccato e questo non è peccato, e quando invece uno interiorizza un valore, cioè capisce perché una cosa è sbagliata e perché un'altra è giusta, e quindi sarà profondamente motivato a fare le cose giuste. Quindi vedete come Gesù è rispettoso, come fa fare questo percorso, no? Beh, poi lo vedremo domenica prossima, avremo tempo di approfondire ulteriormente, perché Gesù incalzerà e ci porterà dentro il discorso del pane vivo. Oggi il messaggio fondamentale è: figlio mio, per te cosa è importante? Qual è la cosa per cui ti dai tanto da fare, che ritieni importante? Pensiamo anche a una persona, una famiglia che ha un figlio. Cos'è più importante per un figlio? Che mangia, beve, dorme, si veste, studia e poi è sistemato, come si dice, l'ho sistemato a mio figlio. Oppure è importante come i genitori hanno promesso il giorno del matrimonio e come hanno detto nel giorno del battesimo che io a mio figlio gli trasmetto la fede, con la vita e con l'esempio e con la parola. Capite? Perché cosa mi do da fare? Perché cosa è più importante? E questo non possiamo dirlo, per me è importante il nostro Signore, e poi nella vita tutto fai meno che quello che il Signore vuole e dappertutto stai meno che in compagnia del Signore. Sono i fatti che dimostrano ciò che nella nostra vita è concretamente importante. Bene, viviamo bene questa prima domenica nell'attesa di ciò che il Signore continuerà a dirci per farci comprendere come il cuore della nostra vita si trova nel pane vivo disceso dal cielo e che Lui, soprattutto nell'Eucaristia, ci dona. Siamo lodati Gesù e Maria.